Oggi sì, oggi mi incazzo, oggi mi incazzo, oggi mi incazzo. Si è perso il Liverpool e vabbè, è la prima partita, è l'avversario più forte, va bene, ve l'ho abbonata. Perdiamo con l'Atletico, è l'avversario forte, ha Lemar, Griezmann, Suarez e Gesù e Cristo davanti, li ha messi tutti quanti in maniera poco chiara, hanno vinto. Ve la passo, questa non me la passo. Questa partita, se la giochi 10 volte, la perdi 11. La perdi 11, perché non è ammissibile. Tre occasioni in 90 minuti a Oporto. Contro la squadra, come ho detto nella live, non più scarsa, ma meno forte del girone. Io, quando si perde, mi incazzo. A volte, oggi mi incazzo perché non solo si è perso, ma non si è giocato, non siamo scesi in campo, non siamo esistiti. Cioè, il Porto ha giocato contro nessuno. Avete presente la FIFA quando ci sono quelle cazzo di figure gialle in mezzo al campo che ci fate gli esercizi? Ecco, quello era il Milan stasera. Male tutti, male tutti. Posso salvare Calabria? Posso salvare Bennacer? E salvo Kier. Basta, basta, non salvo altri. Salvo, se è mezzo per Kier, se è per quegli altri due, eh. Cioè, non è che voti esorbitanti. Partita sufficiente per loro tre. Partita sufficiente per loro tre che si sono trovati intorno a una squadra che non li ha mai aiutati. Non li ha mai aiutati. Tatarusano, sì, lo salvo perché è responsabile sul gol. Non ha parato niente, a parte un tiretto. Anche lui ha potuto far poco. Tomori, penso, la peggiore partita da quando è al Milan. Credo, penso, immagino e sono sicuro. Ha perso tanti palloni, ha trovato un giallo che è totalmente inutile. C'è una fase di impostazione, un'azione tranquilla che non è un contropiede, non è un calcio d'angolo. È andato, ha lasciato completamente la linea difensiva per andare non si sa dove. Non si sa dove, è tornato dopo aver fallo. È ovvio, no? Se no rimani lanciato in porta, che devi fare? Balotelli, tutto quello che poteva sbagliare. L'ha sbagliato. Ragazzi, è inaffidabile sto qua. È inaffidabile, sveglia. È inaffidabile. E già contro il Verona ce l'avamo accorti. Anzi, già contro Venezia ce l'avamo accorti. Però la partita di Verona è stata un pochino più chiara. Balotelli ha fatto due strappi nel finale contro il Verona. Perché se no veniva giù lo stadio se prendevamo il pareggio. Anche stasera, ragazzi, ha giocato per gli altri. Ha giocato per gli altri. Cioè, è indecente! Starter pack del rinvio del Milan. Tanto l'abbiamo avuti tanti perché di palle sul fondo. Tatarusano ha fatto più rinvio dal fondo stasera che parate in carriera. Rinvio di Tatarusano, colpo di testa di Balotelli, o rimessa laterale o palla al porto. Questo per buona finché non è stato sostituito. Krunic, una meba. Ma io mi chiedo perché certe persone, non ti dico vengono mandate in campo, perché in effetti Krunic contro Verona è stato insieme a Castillejo quello che ha ribaltato la partita. Ma stasera quando vedi che Krunic ti perde una cosa come 10 palloni in un primo tempo, toglilo! Toglilo! No! Non lo toglie! Va a togliere Tonali per mettere Bakayoko! Vuoi mettere Bakayoko? Perché lo vuoi mettere per forza? Togli Krunic! No! No, va a togliere Tonali. Perché noi, per cambiare modulo, perché ogni tanto il cambio di modulo, uno potrebbe servire per un po'. Cambiare un po' il piano degli avversari. Due, perché se quelli sono giocatori che hai a disposizione, poco puoi fare. Poco puoi fare. E detto, in intervallo, togli Krunic, ma è Tibra. Un cambio devi fare. Uno. Niente. Ha tolto Giroud Paliga. Non si spiega. Ha
anche lì, se lo domandavano i telecronisti, poteva fare difesa 3. Tomori stava giocando male, e qui non ci piove. Però dato che sei miracolosamente sullo 0-0, fai una difesa 3, togli Krunic, ipotetico, o anche magari togli Ballo Touret, metti Romagnoli, vai là sulla sinistra, Calabria a destra, magari togli Saelemaekers, metti un altro centrocampista, fine della storia, non ci siamo. Il gol picchia, 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 arriva. Poi che sia fallo, che non sia fallo, era fallo plateale. Quel gol lì, vi devo dire, era da annullare. Era da annullare, ma per la partita che abbiamo fatto, era scontato che lo prendessimo. Era scontato che lo prendessimo, ragazzi. Per la partita che abbiamo fatto. Cioè, ma davvero? No, mi dai nervi, mi dai nervi. Cioè, già mi fa nervosire se vinciamo giocando così. Figurate perdere. Figuratevi perdere. Che poi, prima una scusante che erano squadre che in effetti erano più forti di noi. Questa sì, si è dimostrata più forte di noi a livello di testa e di gioco. Perché se andiamo a prendere i singoli, ci sono giocatori tosti, ma non mi pare che ci siano campioni del Porto. Non mi pare davvero che ci siano dei campioni del Porto. Io penso che alcuni che erano sulla destra, non ricordo, io penso che Corona, se proponessimo lo scambio con Leao, lo prenderebbero subito. Assolutamente. Se Pepe, cinquantenne, proponessimo scambio con Tomori, lo farebbero subito. Quindi anche il difensore che gli avrà ammazzato, scambio con Kier, e lo prendono subito. Quindi a livello tecnico è comunque una squadra che gioca la Champions da 20 anni a questa parte, che l'anno scorso è arrivata ai quarti, che ha buttato fuori la Champions, che hanno buttato fuori la Champions, che ha lo stesso allenatore da decenni, che ha un gioco molto offensivo, molto contropiedista, a tutti i giocatori veloci, siamo d'accordo, però tu non puoi scendere in campo così, anzi, non puoi non scendere in campo, perché da scendere in campo male e non scendere in campo, è vero che si dice a Roma, presto e niente, gli è apparente, ma qua potrebbe fare la differenza. Col Verona sei sceso in campo male, poi l'hai vinta, ok. Con la Juventus sei sceso in campo male e l'hai pareggiata. Con lo Spezia sei sceso in campo male e l'hai vinta. Qua non sei sceso in campo proprio. Ma io vi posso nominare anche tantissime partite l'anno scorso in cui non siamo scesi in campo. Non siamo scesi in campo nel derby, non siamo scesi in campo con la Lazio. Non siamo scesi in campo con una miriade di squadre, non siamo scesi in campo con lo United da ritorno. A volte, quando la posta in palio si alza un pochino, noi non esistiamo più. Noi blackout, noi proprio. Cioè, ragazzi, abbiamo fatto un tiro in porta solo. Un tiro in porta. Il Milan ha fatto un tiro in porta solo a Porto. A Porto. Perché se tu a Porto ci vai a giocare come hai giocato a Liverpool e con l'Atletico Madrid, tu ci vinci, ci stravinci, sti qua al 50esimo, quittano la partita. Options, in basso a destra, ritirati. Ok. Loro fanno così. Se giochi come hai giocato. Poi vabbè. Assenti, assenti, va bene, gli assenti. Assenti. Conte Hernandez, Brendiaz, Kessié, Maignan. L'avremmo persa giocandola così, sì, ragazzi. Sì, l'avremmo persa, sì, l'avremmo persa. Giocandola così l'avremmo persa. Perché non vedo in queste figure persone che una partita con questa iniziata e finita con questa mentalità avrebbero potuto fare dei miracoli. Tutto qua. Fine della storia. Detto questo, la Champions è stato bello rigiocare, è stato bello risentire l'inno, è stato bello tutto quanto. Io dico sempre che la Champions ci vediamo il prossimo anno, perché ora
A parte che non succede un cataclisma, il Champions in Milan ci va. Il Champions in Milan ci va, ragazzi. Soprattutto se andiamo fuori come quarti, ci rimane solo il campionato, non lo vinciamo, ma almeno il Champions ci arriviamo. E più che altro costruire una squadra un pochino più forte. È bello perché io in campionato, quando faccio post-partita di campionato come questi, video come questo, io salto dalla gioia. C'è proprio due Milan diversi, due squadre diverse. Cioè sembra il Milan che gioca in campionato e la sua controfigura che gioca in Europa. E questa è la situazione. Perché vogliamo arrivare terzi? Arriviamo terzi, a parte non saprei dietro a chi. Perché giocando così non saprei dietro a chi. Di fare gli spareggi d'Europa League, gli spareggi con le seconde. E poi giocare la fase eliminazione diretta, c'è da ammazzarsi, ragazzi. Io faccio l'interista dell'anno scorso adesso. Andiamo fuori come ultimi. Andiamo fuori come ultimi. Non andiamo a arrivare terzi per giocare Europa League, altre fatiche, altri infortuni, perché si qua, ragazzi, come arriva la palla, stoppano i piedi, la mettono giù, si accasciano a terra perché si rompono. Lasciamola perdere. Usciamo come quarti, tanto ormai primi e secondi sono andati, perché sono andati Liverpool. Ormai a 9 punti. Chi si è visto, si è visto. Lasciamo perdere, ragazzi, e andiamo avanti. Continuiamo sul campionato. Domenica c'è Bologna, poi c'è l'infrasettimanale, poi c'è la Roma. E continuiamo su sta linea, se no veramente non ci si leva la testa. Detto questo, forza Milan, lasciate la carta e iscrivetevi al canale. Ci si vede domani con la reaction, che sarà la reaction che monterò sicuramente stanotte, e sarà una cosa noiosissima. Perché io questa partita è tanto tanto se non mi sono addormentato. Grazie della visione, a domani. Anche con altre cose, oltre che queste paliere di merda che mi tocca poi portare.